Buongiorno a tutti ragazzi, sono Celebrega e sono qui oggi per presentarvi un video in cui vi mostro quello che secondo me è il metodo giusto per andare a pagare le imposte sulle plusvalenze, sui dividendi e soprattutto una cosa che probabilmente non sapete voi è che bisogna anche pagare l'imposta di bollo essendo un conto all'estero. Prima di iniziare però vi ricordo tre cose. La prima è che ho intenzione di fare un video in cui vi mostro quelle che secondo me sono le 10 azioni da comprare e tenere per la vita. La vita è un modo di dire, intendo per i prossimi 5-10 anni. Lo faccio però se vedo che lo volete e se lo volete lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare intorno al centinaio. Se arriviamo intorno ai 100 io, se riesco magari domenica o il prossimo mercoledì, ve lo porto. Il problema è che devo registrare e fare tutto, quindi se volete supportare il canale fatelo, che siamo tutti felici. La seconda cosa è che se avete intenzione di aprire un conto trading 212 io vi consiglio di farlo tramite il link che vi lascerò in descrizione, che vi permette di ottenere un'azione gratuita di un valore massimo di 100 dollari. Solitamente si ricevono azioni di un valore di circa 10-15 euro, quindi se avete piacere potete farlo. Ricordo sempre che quell'azione lì la ricevo anche io, quindi supportate sia me sia voi. Terza cosa, volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che hanno deciso di abbonarsi al mio canale per supportare appunto il mio progetto. Sto vedendo che anche i vantaggi derivanti dall'abbonamento vi sono piaciuti molto, quindi se avete comunque piacere di farlo trovate il link in descrizione oppure di fianco al tasto iscriviti c'è il tasto abbona. Ultima cosa prima di iniziare, vi ricordo che io sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università ed è anche socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Detto questo però non sono un consulente finanziario e non sono tantomeno un commercialista, quindi prendete tutto quello che vi dirò con le pinze. Ci tengo a precisare che molto in breve, per chi non lo sapesse, se voi andate su questa sezione qua, andate su storia, trovate quello che è il vostro riepilogo. Adesso purtroppo c'è la webcam davanti, ma tanto copre solo il prelievo, quindi non è un problema. Trovate il riepilogo di quelle che sono state le entrate derivanti da appunto il vostro account. Come potete vedere, di plusvalenze io ho fatto 223,37 euro partendo da marzo, da aprile, scusate, e dividendi ho ottenuto 80 euro. Su questi dividendi io dovrò pagare un 26% di imposte. Stessa cosa dovrò pagarlo anche sulle plusvalenze. Per chi non lo sapesse, voi non è che se fate 300 euro di plusvalenze e 50 euro di minusvalenze, allora pagate il 26% su 300. Pagate il 26% su 250, che è 300 meno 50, che sono le minusvalenze. Questo mi sembra abbastanza giusto, no? Per pagare le imposte però dovete scrivere qua. Qua c'è una chat che vi permette di parlare 24 ore su 24 con un tecnico di Trading 212. Dovete andare su assistenza tecnica e dovete scrivere qua. Potete scrivere anche in italiano oppure se volete andare su, io vi consiglio Reverso che è il miglior traduttore secondo me, cioè a mio avviso. Scrivete vorrei avere il riepilogo per pagare le tasse in Italia. Voi copiate questo, ma potete tranquillamente scrivere in italiano. Fate inizi chat e inizierete a parlare con l'assistenza di Trading 112 e loro vi manderanno quello che è il riepilogo delle vostre entrate da dividendi, da plusvalenze. E soprattutto anche vi diranno qual è la giacenza media sul conto sul quale appunto dovrete pagare l'imposta di bollo essendo un conto estero, quindi non con sede in Italia. L'imposta di bollo non ricordo se sia di tipo 35 euro se superate i 5.000 euro di deposito o forse una percentuale dello 0,2%, non so, ho trovato fonti diverse però non sono sicuro. Detto questo semplicemente dovete portare il riepilogo che vi daranno, dovete portarlo al commercialista un CAF e pagando all'incirca tra i 50 e 100 euro, dipende da che commercialista avete. Comunque pagando una somma simile avrete la possibilità di fare dichiarazioni di redditi inserendo appunto i redditi derivanti da capitali da investimenti. Detto questo voi mi direte, ma scusa, ma allora non mi conviene se devo pagare 50-100 euro per la dichiarazione di redditi, devo pure pagare le imposte, non mi conviene investire. Quello che vi rispondo io è dipende dal capitale che avete. È ovvio che se avete 1.000 euro di capitale io vi consiglio semplicemente di non puntare sulle aziende dividend, ma puntare sulle growth,
e non venderle per almeno 3-4 anni, perché considerando che non avete più di 5.000 euro depositati su un conto, non dovete pagare l'imposto di bollo sul conto estero, mia idea, non sono sicuro al 100%, quindi perché non sono un commercialista, però una mia idea, però consultate, parlate con il vostro commercialista di fiducia e soprattutto almeno non dovete pagare su imposti sui dividendi e plusvalenze, a meno che non le vendete durante l'anno. Un'altra critica che si potrebbe fare è, però a sto punto, scusa, non è meglio avere un conto sotto il regime amministrato, che è semplicemente, ad esempio, Fineco, dove ogni volta che voi vendete un'azione vi fanno direttamente la ritenuta, vi fanno sostituto l'imposta e quindi pagano le imposte al posto vostro. Questo sì, però dovete considerare che Fineco applica, secondo me, commissioni altissime. Ad esempio, io so perché ho già utilizzato conti Fineco per investire e la cosa assurda è che dovete pagare per comprare azioni USA, dovete pagare 12 euro di commissioni sia a comprare sia a vendere. Questo cosa vuol dire? Che dovete investire minimo 1000 euro a botta, perché almeno pagate l'1%, che però già è tantissimo. Senza contare poi che dovete venderle e quindi pagare di nuovo un altro 1%, perché 12 euro se vendete di nuovo 1000 all'incirca pagate di nuovo l'1%, quindi dovete pagare all'incirca un 2% ogni volta che investite, a meno che non investite 10.000 euro, allora pagate lo 0,1%. Però io penso che quelle piattaforme come Trading 212 siano un po' più per i piccoli investitori. Fineco va benissimo per tutti quelli che hanno capitali sopra i 100.000 euro, secondo me. Detto questo, poi c'è da considerare che con Fineco sfruttate molto di meno quello che è l'interesse composto, ovvero sfruttare il rendimento che non solo vi offre il vostro capitale, ma anche l'interesse che fate sul vostro capitale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi pagate subito le imposte, supponiamo che io compro un'azione a 100, supponiamo poi che quell'azione lì arriva a 200, io la vendo, dovrei pagare il 26% su 100, perché se io la vendo a 200, faccio 200 meno 100, che è quello che ho pagato io, mi viene 100 di plusvalenza. Io su quella lì dovrei pagare 26 euro, ovvero il 26%. Il problema è che su Fineco me lo tolgono già loro, quindi io, supponiamo che l'ho venduta al 1º gennaio, io quei 26 euro lì non li posso più utilizzare. Mentre se io invece ho Trading 112, io vendo a 200 e mi danno 200. Io quei soldi lì li posso reinvestire fino al momento in cui devo pagare le imposte, ovvero a giugno dell'anno dopo. Quindi io per praticamente 18 mesi ho la possibilità di avere quei 26 euro ancora sul conto e posso farli fruttare. E secondo me su grandi capitali è un vantaggio enorme. Non so se mi sono spiegato bene, però io penso che chi è un po' del mestiere lo possa capire. È un vantaggio enorme, perché se io devo pagare sempre al momento il 26%, il mio capitale rende molto di meno alla lunga. Spero di essermi spiegato bene, ma è un concetto che è abbastanza semplice. Detto questo, se avete qualsiasi tipo di domanda, lasciatemela sotto nei commenti, io sono contento di rispondervi. Vi ricordo poi che avete la possibilità di fare l'abbonamento al canale e soprattutto se avete intenzione di aprire un conto Trading 212 potete farlo tramite il link in descrizione che vi offre un'azione gratuita e quell'azione lì la riceverò anche io.